Sono riuscito a trovare l'antidoto. Nostro padre l'ha appena preso. Dio, ho il cuore infranto. Siamo stati cresciuti come fratelli ed ora mi trovo costretto a consegnarti alla giustizia. Mi dispiace tanto. Dio, puoi anche non credere alle mie parole. Ma lo penso davvero. Questa compassione è davvero da te. Jojo, passerò per egoista, ma devo chiederti una cosa. Per piacere, dammi del tempo! Voglio costituirmi io stesso! Che cosa? Mi sarei aspettato di vederlo difendersi come un animale in trappola. Jojo, come hai fatto a uscire vivo da quei vicoli? Dovrò solo distrarlo per poi pugnalarlo a tradimento. In questo momento mi sto davvero pentendo della mia vita. La mia infanzia in mezzo allo squallore e alla povertà mi ha reso avido e cieco di ciò che avevo. Ciò che ho fatto è stato ignobile. Ho tentato di avvelenare e derubare l'unico uomo che mi abbia mai cresciuto con amore. Se sono tornato, è stato solo per costituirmi. Se avessi voluto, sarei potuto scappare chissà dove, lontano da qui. Beh, questo è vero. Voglio solo fare ammenda. Dio. Piano, signor Jostar, non credete a una sola parola di quella serpe. Potreste chiedervi chi io sia. Permettete che mi presenti a voi, signori. Sono l'intrigante Robert E. Speedwagon. Mi sono preoccupato per la situazione di Jonathan, così l'ho accompagnato a casa. Voi mi piacete, Jonathan, permettetemi di darvi un consiglio da amico. Sono cresciuto nello squallore più totale e ho provato sulla mia pelle una vita di stenti. Quindi il mio fiuto non sbaglia quando bisogna distinguere tra bene e male. E questo tipaccio puzza proprio come una grande pila di merda! Non ho mai visto un uomo malvagio quanto costui! Malvagio per via delle circostanze? Certo che no! Quest'uomo è malvagio sin dalla nascita! ポチポチポチポチポチ。